Successo ed emozioni all'RDS Stadium di Rimini nella prima giornata di Criterium e Coppa del Presidente, con la disciplina della Kick Light protagonista assoluta e 458 atleti pronti a conquistare il pass per i campionati italiani assoluti di Rimini 2019 in programma a maggio. Sulle 8 aree di gara allestite nel prestigioso palasport romagnolo, la kickboxing italiana ha potuto applaudire i campioni non solo di oggi ma anche quelli del domani, grazie anche alle convincenti prestazioni arrivate dalla categoria junior e cadetti. Nei seniores invece sale il livello tecnico e grande è stata la bagarre per la corsa all'oro. Lo spettacolare evento dell'RDS Stadium è organizzato dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shootbox Sambo, presieduta da Donato Milano. Qual è lo stato di salute di questa disciplina? Ma lo dicono i numeri, abbiamo battuto tutti i record di iscrizione ad una gara, il Criterium è diventata la gara più importante chiaramente perché dà possibilità poi di accedere ai campionati italiani, 1674 iscritti, penso che più di questo i numeri parlano, quindi non è necessario aggiungere altro. Lo stato della salute è fantastico, cresciamo in maniera esponenziale come numero di società e grazie a Dio anche come numero di praticanti, speriamo di continuare a crescere ancora. La gara oggi, il primo giorno di gara, è filata via perfettamente, organizzata in maniera esemplare e senza nessuna sbavatura, quindi contiamo di anche quest'anno di fare una bella figura e speriamo anche in campo internazionale come sempre. Oro al Criterium. Sì, diciamo che vincere è sempre difficile, però comunque mantenersi ai vertici è ancora più difficile. Ci siamo allenati tanto e sono felice di aver vinto questo oro oggi, di aver fatto quello per cui mi sto preparando in questi mesi. Ti stai confermando a grandissimi livelli, sei una delle atlete più forti a livello internazionale, sei anche l'alfiere della nazionale italiana. Sì, oggi ho fatto il giuramento, diciamo, degli atleti, è stato emozionante, veramente emozionante. Io comunque sono anche timida, quindi abbastanza imbarazzante. Però oggi ho avuto la possibilità di fare la finale con una fortissima atleta che è Nicole Carassiti, ce la siamo giocate fino alla fine, quindi tanto onore anche a lei, è stata veramente una bella finale, giocata fino agli ultimi secondi, combattuta, quindi onore veramente a Nicole per essere venuta fino qua e per aver fatto venire fuori comunque un gran bel match. Sì, è arrivato l'oro dopo tante fatiche, è stata una gara abbastanza complicata, ho dovuto fare semifinale e finale contro gli avversari ben preparati, veloci, che come me hanno fatto una preparazione dura anche per il peso, tanti sacrifici e sono contento di essere arrivato alla vittoria. Quante ore in settimana ti alleni? Mi alleno 3 volte a settimana in periodo normale per 2 ore e invece prima delle gare 4 volte a settimana /5 per 1 ora e mezza circa. E per me il Criterium è una rappresentazione di grande stima e per sicurezza per me, perché ho tanta voglia di entrare in nazionale e per me è molto bello anche stare qui. Ecco, la nazionale cosa può rappresentare per un atleta come te? E arrivare ai mondiali, che è il mio sogno, provo a fare qualcosa un po' di più in alto. Per me la kickboxing è vita, è un sogno ed è bellissimo. Quante ore ti alleni in palestra? Io mi alleno 2 ore al giorno per 3-4 volte a settimana. Sul podio Santini Matteo. Cosa significa per te essere al Criterium? Per me essere al Criterium significa una possibilità per entrare in nazionale, una delle possibilità per entrare in nazionale. Sono veramente contento, ho portato a casa la medaglia d'oro, finalmente. Ho cercato di resistere fino all'ultimo secondo, nonostante il fiato mancasse, ho dato il meglio di me, ho resistito fino all'ultimo. Senti, questa vittoria a chi la vuoi dedicare? La dedico al mio maestro Giorgio, all'altro maestro Giorgio e alla mia famiglia che mi sostiene sempre. La nazionale per te cosa rappresenta? Tutto, cioè in questo sport per me il primo obiettivo è la nazionale, ci spero tanto. Oro al Criterium, le tue prime sensazioni? Sono molto felice, ho lavorato abbastanza per questa prima vittoria e mo ci concentreremo per i campionati italiani.